Buongiorno e buon caffè. Vorrei parlare di me oggi. Lo so che sono vanitoso e che quindi questo rientra in una delle cose che faccio per solleticare la mia superbia. Ma forse questa volta no, questa volta semplicemente è un prendere spunto per raccontare, per condividere. Giudicherete voi, nel caso mi scuserete se sono stato cattivo giudice di me, cosa che peraltro ci capita abbastanza spesso. Quello che vorrei raccontare è una cosa che mi è capitata, mi è successa, mi sono reso conto proprio qui in questi giorni a Londra. Cioè il fatto che questa voglia di raccontarvi le cose nel caffè nasce da un atteggiamento che mi sono scoperto addosso osservandomi ad osservare. Sembra quasi una battuta, sembra quasi un gioco di bambole russe, di specchi. Però è così. Mi sono scoperto mentre guardavo con attenzione il funzionamento delle orari delle metropolitane per capire con anticipo quanto tempo avrei dovuto impiegarci per muovermi e andare all'aeroporto questo pomeriggio. E mi sono scoperto a guardare per capire il meccanismo del vari passaggi dei treni. Allora, io non è che voglio parlarvi dei treni della metropolitana di Londra, evidentemente, ma voglio parlarvi di questo atteggiamento, di questa attitudine che potremmo sviluppare tutti, che poi è alla base di questi caffè fondamentalmente. Cioè la voglia di capire i meccanismi, di capire cosa c'è dietro, di essere curioso, ma di quella curiosità che interpreta, che analizza. Forse magari mi dite che questa è una qualità maschile, può essere. Leggevo il post recente, qui c'è forse un po' meno rumore, dicevo che leggevo in un post recente come sia necessario abbracciare il singolo, preoccuparsi del suo problema. E questo è un atteggiamento molto femminile, non a caso è stata una donna a scrivere questo post, Lucia. Ecco, va bene, ci sta, io ho un atteggiamento forse diverso, mi cerco di capire i meccanismi dentro le cose. Ma questa scoperta che ho fatto penso che possa essere condivisa. Ce la facciamo ad osservarci, osservare? E ce la facciamo ad osservare per capire le cose? Ve lo lascio come piccolo dono londinese. Buona giornata.